certo è che se Guardalini regala un gol all'Udinese si parte già con un piede nella fossa. Ma è chiaro, è brutto parlare degli episodi, però purtroppo era una partita in parità dove tutte e due le squadre potevano segnare. Loro purtroppo hanno fatto questo gol in fuorigioco che dopo è chiaro, noi dopo siamo stati costretti ad aprirci un po', abbiamo avuto la possibilità di pareggiare, però non siamo stati bravi, poi loro sono stati bravi a chiuderlo, però è chiaro, penso che una partita tesa come oggi chi faceva gol per primo aveva possibilità di portare a casa i tre punti. Però non è la prima volta insomma che il Verona subisce gol in fuorigioco, rigori che non ci sono, ricordiamo contro il Chievo. La sensazione insomma, è che si dia già la squadra per spacciata, anche gli arbitri insomma, hanno questo tipo di visione. Io non ci voglio credere perché sarebbe finito il calcio, perché fino adesso noi siamo un piede in B, ma non due piedi in B, e quindi finché c'è la matematica noi dovremo cercare di lottare e giocarcela con tutti, quindi penso che gli arbitri non devono vedere la classifica. Spero che solo magari un momento negativo nei nostri confronti e dalla prossima sabato magari che ci sia qualche episodio più a nostro favore, perché dopo 4-5 episodi dietro fila contro forse sarebbe giusto che ne avessimo anche qualcuno a favore. Facendo questa premessa, qualcosa però è mancato oggi al Verona, pensando soprattutto alla partita contro il Chievo. No, è normale che è mancato il gol, è mancato una partita come facciamo in casa. Chiaro, fuori casa facciamo più fatica, giocavamo contro una squadra forte, però come ho detto prima, secondo me oggi era una partita che chi segnava per primo dopo era più facile perché si aprivano gli spazi e si poteva giocare meglio. Loro purtroppo hanno fatto questo gol, ci abbiamo provato a ripartire, abbiamo avuto qualche occasione, non l'abbiamo fatta. È chiaro, se siamo ultimi in classifica dei problemi ce ne abbiamo, inutile, non è che siamo la prima in classifica, quindi i problemi ce ne abbiamo, però è chiaro, se parti anche con un gol così aumentano ancora di più. Hai parlato prima così di una partita nervosa, secondo te come mai è stato così diverso il Verona da quello arrembante che abbiamo visto anche nel derby, insomma, l'impressione è stata quella? Diverso perché abbiamo giocato contro una squadra tosta, difficile, una squadra che aveva motivazioni come le nostre, era una squadra che giocava tanto in casa, noi ci giocavamo tanto questa gara. Secondo me, come ho detto prima, era una partita equilibrata, abbiamo avuto qualche occasione noi sul calcio da fermo, loro, e chi andava in vantaggio ed era più avvantaggiato. Purtroppo sono andati loro, questo però è chiaro, dobbiamo riguardare la partita, guardare i nostri errori perché sicuramente ne facciamo, perché come ho detto prima, se siamo ultimi in classifica degli errori ne facciamo. Però ripeto, mancano 12 partite, dovremo cercare di fare il possibile per cercare di rimanere accesa questa fiammella e cercare di giocarcela fino alla fine. L'Udinese ha picchiato parecchio, perché al di là degli episodi del gol mi è sembrato che sono usciti gran pochi gialli dall'altra parte. Sì, una partita molto combattuta, ci sono tanti scontri, fa parte del calcio. Chiaro, loro ci tenevano anche loro a fare il risultato perché altrimenti era dura. Ci abbiamo provato anche noi, però sta di fatto che purtroppo noi abbiamo perso e loro hanno vinto. 3 e mezzo al campo contro 2, insomma, tanto per tirare fuori anche questo tema, forse oggi così questa superiorità numerica di 1,5 ha pagato. Ma non lo so, perché anche col Chievo a volte giocavano a 3, non si sta a guardare il centrocampo a 2, a 3, bisogna guardare che delle difficoltà ne abbiamo e quando giochiamo contro una squadra, anche che comunque è una buona squadra perché si trova in posizioni difficili, però ha giocatori importanti. Quindi ci ha messo in difficoltà, ripeto, non più di tanto perché noi 3 o 4 occasioni le abbiamo avute comunque, anche loro ne hanno avuto 3 o 4, loro hanno fatto 2 gol, noi 0, e quindi dobbiamo sicuramente migliorare in fase realizzativa, però non penso che sia un problema del centrocampo a 2 o un centrocampo a 3. A livello numerico, per quello che riguarda la distanza sulla quart'ultima, non cambia tantissimo, nel senso che si va a 9 dal Palermo. Nella testa, io chiedo anche a te, insomma, che sei il leader di questo spogliatoio, che hai una carriera lunghissima, cosa può cambiare, insomma, pensando che le partite sono anche sempre meno? Non cambia nulla, perché dobbiamo cercare di fare punti ovunque. Come abbiamo fatto col Chievo, eravamo carichi, siamo venuti qua per cercare di fare punti, non li abbiamo fatti, sabato dobbiamo fare punti. Dobbiamo cercare che rimanga accesa questa fiammella fino alla fine per cercare di giocarcela l'ultima a Palermo. Finché la matematica non ci condanna dobbiamo cercare di vincerla. Abbiamo fatto dei miglioramenti, è chiaro che purtroppo con la prima fase del campionato abbiamo perso troppi punti dalla quart'ultima, però siamo ancora lì, ce la giochiamo. Adesso c'è sabato tipo la Sampdoria che se rivinci già lì ti puoi già portare ancora a 5-6 punti. Quindi dobbiamo lottare su tutti i palloni, andare a 1000 all'ora, zitti, pedalare e cercare di fare punti sabato.
Ecco, non voglio metterti in difficoltà, secondo te cambiando prima la guida tecnica qualcosa insomma si poteva recuperare? È vero che non c'è la controprova, però la tua sensazione? Non lo so, io non lo so come... È chiaro che il mister magari che c'era prima, Mandorlini, avrà avuto qualche problema, però non ricordiamoci che mi sono fatto male io, si è fatto male Pazzini, era fuori Romulo. Quando una squadra che lotta per retrocedere gli tiri via 4-5 giocatori importanti, penso che fai fatica. Abbiamo visto che quando ci siamo tutti, comunque, con un allenatore che ha portato nuove idee, ha portato entusiasmo, stiamo facendo bene. Io sono dell'idea che se c'eravamo tutti all'inizio, tutti 11 così, non eravamo in questa posizione di classifica. Però ci può stare che nascono annate storte, dove si fanno male 4-5 giocatori importanti e dopo diventa tutto più difficile. Però adesso siamo qua con un nuovo allenatore, ci ha dato entusiasmo, ci ha portato a fare risultati, ci siamo quasi tutti, quindi non abbiamo più scuse, perché comunque adesso siamo tutti a disposizione del mister e stiamo bene. E dovremo cercare di, ripeto, di fare risultato, cercare di vincere con la Sampdoria, perché deve rimanere accesa questa fiammella. Basta. È il Palermo la squadra da puntare? Ma io non è questione, dobbiamo fare la corsa su noi, perché se noi non ne vinciamo più, facciamo pochi punti, può essere il Palermo, il Genoa, la Samp, può essere chiunque. Noi dobbiamo cercare di vincere tutte quelle in casa e cercare di andare a fare qualche colpo fuori, il succo è questo. E poi se qualcuno farà il botto delle davanti, l'andiamo a prendere. Se andranno tutti a 1000 all'ora sarà dura per tutti. Bella portata la Samp, se il Verona torna a essere il Verona della settimana scorsa. Io penso che quando ci siamo tutti in casa comunque daremo del filo da torcere a tutti, perché abbiamo dato del filo da torcere anche all'Inter. E col Chievo abbiamo fatto una grande gara, è normale, siamo una squadra che... Una squadra che lotta per retrocedere è normale che in casa si sente più forte rispetto a quando gioca fuori. Noi lo sappiamo che davanti al nostro pubblico, anche se oggi erano in tanti, comunque ci sentiamo più forti. E non lo so come mai, però questa è la verità. Però adesso, ripeto, abbiamo questa possibilità ancora di accendere ancora un po' di più questa fiammella piccolina con la Samp e dovremo fare il possibile per cercare di vincere e basta. Stai pensando a cosa farai l'anno prossimo? No, adesso guarda, sinceramente ho altri pensieri che fare quello che farò il prossimo anno. Grazie. Grazie.